Buongiorno Irpinia, venerdì 20 febbraio 2015, apriamo la nostra giornata come sempre dando un'occhiata ai titoli dei principali quotidiani nazionali e dei quotidiani locali. Partiamo proprio dal più grande quotidiano nazionale, il Corriere della Sera, che in prima pagina titola Roma, i tifosi olandesi devastano il centro, con riferimento a quanto successo prima della partita di ieri sera tra Roma e Feyenoord con la devastazione di Piazza Navona. Merkel, passo verso la Grecia, no di Berlino al piano di Tsipras, poi la telefonata tra la cancelliera ed il premier. Diamo un'occhiata invece al Sole 24 Ore che titola Jobs Act, via libera ai decreti, slitta ancora la delega fiscale verso la conferma dei licenziamenti collettivi semplificati e anche il piano Tsipras divide Berlino, quindi sempre la Grecia in prima pagina sul quotidiano economico nazionale, prime crepe nel fronte tedesco, Schäuble boccia le proposte di Atene, Gabriel, SPD e Schulz le sostengono. Oggi il vertice Eurogruppo, listini in rialzo, tassi BTP in calo. Andiamo alla Gazzetta dello Sport. Ovviamente non poteva essere che questo il titolo della Gazzetta dello Sport. I barbari, incredibile, Roma in balia degli hooligans olandesi, devastata Piazza di Spagna, arresti e feriti. Nell'editoriale di Andrea Monti si sottolinea come fosse una vergogna annunciata. Per i risultati sportivi, Inter pari pazzo, Viola pari d'oro, Super Napoli poker in Turchia. Per i quotidiani locali, cominciamo dal Quotidiano del Sud, edizione Irpinia, Avellino, alloggi, il piano va in procura, la bufera per le assegnazioni considerate irregolari dalla giunta Foti. C'è il commosso addio poi ai funerali di Maria Liliana, la bimba della famiglia Sepe, tragicamente scomparsa a 15. Il Consiglio provinciale dice poi no al petrolio, saranno barricate contro le trivellazioni in Irpinia, quindi importante decisione del Consiglio provinciale. 8 pagine, titola proprio con il petrolio, parte proprio con il petrolio in Irpinia, petrolio no della provincia, giù le mani dall'Irpinia. Avellino, il Consiglio approva all'unanimità un documento contro le trivellazioni. Addio a Maria Liliana, tra botte e fiori bianchi, a 15 l'intera comunità ai funerali della piccola scomparsa prematuramente. E infine il Mattino che mette in confronto i campioni, quindi l'impresa compiuta dal Napoli a Trebisonda contro il Trabzonspor, poker del Napoli, show di Gabbiadini e quello che è successo incredibile a Roma a causa dei tifosi del Feyenoord, i barbari, hooligan olandesi devastano Roma. Il commento, sicurezza flop, è ora di dire basta. Poi un allarmante articolo, Sud, la generazione bruciata, più di un giovane su tre rinuncia a cercare lavoro, peggio fa solo la Grecia, nel Mezzogiorno asili pubblici solo per il 5% dei bambini. E proprio dal Mattino, cominciamo a sfogliare proprio il Mattino, in seconda pagina del Mattino ovviamente le notizie relative a quel che è successo a Piazza di Spagna. Hooligans olandesi scatenati, battaglia a Piazza di Spagna, orde di ultra ubriachi devastano il centro della capitale. Vandalizzata la barcaccia del Bernini, la famosa fontana che troneggia al centro di una delle piazze più famose del mondo, appena restaurata, uno dei simboli della capitale, bulgari. A che serve pagare i restauri se non c'è sicurezza? L'ambasciata olandese prende le distanze dai violenti. Vergogna, noi siamo con le forze dell'ordine. Per gli scontri saltati i protocolli di sicurezza, Marino contro Alfano e il prefetto, la replica, impossibile controllare tutte le piazze pedonali in un pezzo di città. Supporters del Feyenoord Rotterdam, fuori il club vicino allo stadio De Kuip nella città olandese, i fermi, la reazione della polizia per fermare i tifosi durante l'assalto in Piazza di Spagna. Franceschini auspica punizioni esemplari, il sindaco pensa di chiedere i danni. Eppure era un problema annunciato in quanto 20 anni di teppismo in Europa, i Cameraides sempre impuniti, oggi tornano liberi in patria, dal 97 una serie di devastazione, peggio dei mitici tifosi del Liverpool, sicuramente dunque una tifoseria molto molto calda, molto violenta anche per i suoi precedenti.
Grecia, ok ai prestiti, ma Germania divisa, l'accordo è in bilico. Schäuble contrario, la Merkel apre il telefono a Tsipras, oggi l'Eurogruppo. Il rigore di Berlino spiazza Bruxelles. Il monito. Atene non aspetti miracoli dagli Stati Uniti, l'economista Baker, ma la Grexit potrebbe anche favorire la ripresa ellenica. Dunque, sempre la Grecia, sicuramente nelle preoccupazioni mondiali. In primo piano, riprendendo quanto riportato in prima pagina, il divario civile sud, i giovani sfiduciati sono una generazione. Istat e Caritas, solo la Grecia sta peggio, cresce la povertà. L'esercito dei NEET, ossia delle persone che non hanno lavoro, non lo stanno cercando e non stanno studiando, in Italia sono 2,5 milioni, uno su quattro nella fascia degli under 30, ma nel meridione sale al 37%. Nelle classifiche la giungla dei fondi, così le università si dividono tra A e B. In testa Siena e Verona, in coda sette del sud, tra cui spicca la Napoli Federico II. Andando avanti, ISIS ancora minacce, arriviamo a Roma, un hashtag su Twitter, l'Egitto preme per l'azione militare in Libia, Obama prende tempo, i servizi segreti turchi denunciano terroristi in transito per l'Europa, il principale obiettivo sono le ambasciate dei paesi della coalizione anti-ISIS, nella quale ovviamente risulta essere anche l'Italia. Renzi ottimista. L'Italia è ripartita, promossi dall'Ocse, il Premier, ci sono 80.000 posti in più, Gurria, la riforma del lavoro sarà decisiva. Per il Jobs Act, oggi via i decreti, parte il contratto a tutele crescenti. Le tensioni dentro a Forza Italia nel caos in Puglia, i fittiani lasciano l'ira di Silvio, partito commissariato e scontro, il Cavaliere teme per le regionali. Dunque, problemi all'interno del partito di Silvio Berlusconi. Siamo poi alle pagine del mattino che riguardano lo sport. Per lo sport, ovviamente, l'apertura è per il Napoli, trionfo mamma che Napoli, 4-0 al Trabzonspor, show di Europa League, travolto il Trabzonspor con Enrique, Higuaín, Gabbiadini e Zapata. Passiamo ora alla versione avellinese del mattino, all'edizione avellinese, che apre con lo sport ma con la pallacanestro. La Sidigas ci riprova con Milano sfida in Coppa. Via le Final Eight di basket, la Scandone torna in lizza dopo 3 anni e trova ancora l'Armani sulla sua strada. Nuova maglia, vecchi ricordi, un'impresa quasi impossibile. In campo alle ore 20:30 a Desio. La polemica per il calcio, taccone, stadio, il comune mi fa perdere tempo, mentre per l'aspetto sportivo a Livorno il nemico è l'ex Galabinov. La giunta, tributi a suo servizi, va all'attacco, dossier in comune, risposta alle accuse e l'avvertimento, i consiglieri non possono votare. La giunta fa saltare la delibera di revoca, Preziosi, la società venga in aula e si confronti con lui. Con noi. Accuse e lacrime per l'addio a Maria Liliana, il padre aveva un sorriso splendido, non l'hanno salvata. La vicenda Malzoni in primo piano, poi nell'edizione avellinese del quotidiano Il Mattino. Malzoni, sciopero e blocco stradale, sindacati divisi, precari rompono il fronte, entrano in 200, turni illegittimi, scattano le verifiche. La denuncia, l'azienda ha ostacolato la protesta. Per l'Assoservizi, Assoservizi avverte i consiglieri, non votate, la società all'attacco, dossier in comune, la giunta rinvia la revoca, Preziosi venga in aula. Alloggi, bassa orologeria, chiedo che Cantelmo ci ascolti. Piano, funzionario del patrimonio, scrive il procuratore della Repubblica, gli amministratori spargono sospetti. Per la vicenda dei lavori in corso Europa, Foti incontra i commercianti. Nelle ore di punta ancora difficile circolazione, mentre i lavori sono avviati con decisione. Il sindaco apre il confronto, il blocco del traffico rischia di far aumentare l'inquinamento in città. Petrarca, voto all'ASI, le vere responsabilità del PD e in Forza Italia. Il sindaco UDC. Basta verificare e accorgersi che è stato non voler rispettare le indicazioni. Per
l'intervista al segretario del PD De Blasio, niente inciucio con divisione istituzionale. De Blasio, segretario del PD, all'asi e all'ato realizzato ciò che proponiamo da tempo. Dunque, il segretario del PD denuncia che non c'è stato nessun particolare accordo sotto banco. Tribunale. Il comune offre l'ex convento, procure GIP nella struttura di San Generoso, la proposta sarà avanzata alla prossima commissione, quindi per lo spostamento del tribunale, per la nota vicenda della struttura di Piazza d'Armi che non è più adatta ad ospitare il tribunale stesso. Doria, docenti pronti alla sfida del merito, i sindacalisti alla UIL, le scelte da effettuare degli 84 istituti irpini. Siamo ai funerali della piccola Maria Liliana, lacrime e accuse, dall'altare una preghiera, gli operatori sanitari mettano più responsabilità nel lavoro. Andando avanti, nelle pagine del Mattino, nell'edizione avellinese, vediamo in provincia contro le trivellazioni, c'è il no bipartisan, importante decisione parlamentino, il piano territoriale punta su ambiente e turismo. Ad Ariano Irpino, servizio rifiuti, nuovo appalto ad Irpini Ambiente, spazzamento e pulizia stradale invece sono stati prorogati alla divizia per l'anno in corso. Ad Atripalda, per lo scandalo dei rimborsi sospesi i 4 dipendenti, ieri sera la notifica degli atti rinviata alla seduta di consiglio, alterco fra Facia e Spagnuolo. A Solofra, subappalti regolari, sequestrata l'area scorza, mentre Roccabascerana, rame rubato nell'auto, scatta la denuncia. Quindi pagina di cronaca molto molto ricca per l'edizione avellinese del Mattino. Siamo allo sport, calcio, taccone, a Livorno il pericolo è Galabinov, il presidente rammarico per la mancata conferma, nuovo stadio o i partner. Squadra travolta, festa del centenario, ma Gelain vuole concentrazione, siamo ovviamente, parliamo del Livorno, biglietti venduti a prezzi ultra ridotti, i testi dell'inno distribuiti in città, l'allenatore, attenzione agli ospiti. Tra le statistiche, sbancare il Picchi per sfatare il tabù delle 4 vittorie di fila. Rastelli potrebbe ottenere il risultato mai raggiunto la serie cadetta, quota 42 punti in classifica per l'Avellino, miglior risultato di sempre. In Serie A, la stagione 77-78, la squadra ottenne 41 punti. Infine, chiusura dedicata alla pallacanestro. Terzo tempo, la Sidigas sfida l'Armani, Final 8 per il riscatto. Per la prima volta quarti in una sola giornata, domani semifinale e domenica il vincitore. L'intervista al coach avversario Luca Banchi. Banchi avverte, dimenticare lunedì sarà una gara nuova. La Scandone ha giocato lunedì già in campionato contro Milano. L'allenatore dell'Olimpia, diverso il contesto agonistico, particolare e imprevedibile. Infine intervista all'ex Boniciolli, l'autore, il traghettatore della Scandone Avellino che vinse la Coppa Italia nel 2008, Boniciolli, impresa unica, oggi serve una scintilla e stagione alla svolta, la Scandone cerca la partita perfetta. Passiamo ora 8 pagine. Che apre, abbiamo visto, con la vicenda del petrolio, con il no della provincia alle trivellazioni e con l'addio alla piccola Maria Liliana. In terza pagina, ex Irisbus, allarme Fismic, tempi ancora lunghi. Martedì assemblea nella Sala Mensa e il 4 marzo arriva il capo del personale Moretti. Zaolino convoca i lavoratori al centro sociale, cuccio della FIUM, accordi rispettati, ci vuole pazienza. Lupi, i tifosi ci credono e preparano l'esordio a Livorno per vincere. La vicenda del petrolio richiamata in prima pagina. Petrolio, no della provincia, passa in consiglio all'unanimità il documento contro le trivellazioni Gesualdo. Gamba corta, presidente della provincia, confermiamo la nostra linea a tutela del territorio e dell'economia locale. Via libera la designazione degli enti di bonifica, slitta il confronto sulla gestione dei rifiuti. Assegnazione alloggi, caso in procura, per Asso Servizi pronta la rescissione. Bufera in comune, il funzionario Piano chiama Cantelmo, oggi in giunta i pareri sulla SRL che accerta i tributi.
Ancora per Avellino, abusi edilizi, condannati tecnici ed ex giunta comunale. Si è chiuso il processo per l'ex sindaco di Capriglia per l'ampliamento della strada provinciale 141. A Grottaminarda cade da un albero, in prognosi un 45enne. Per la provincia. Ho bisogno di assistenza, aiutatemi. Il calvario Giuseppe De Prisco da 10 anni costretto su una sedia a rotelle. Dopo aver scritto a tutte le istituzioni, ora l'appello lanciato al prefetto di Avellino. I politici non possono abbandonarmi in questo stato, non so più a chi rivolgermi. A Mercogliano, inquilini morosi incolpevoli, c'è il bando per i contributi. I comuni della cittadina del Partenio e di Capriglia pubblicano l'avviso ed i requisiti per partecipare. Solofra, in località Scorza, posti sigilli. L'operazione dei carabinieri della stazione cittadina, nell'ambito di un monitoraggio del territorio, a seguito dei controlli condotti dai militari dell'arma, è emerso che una delle ditte impegnate sul cantiere non è in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Mentre a Calitri si conclude oggi la 3 giorni di brainstorming indetta dal coordinamento regionale, progetto pilota, 60 esperti a colloquio per il comitato tecnico aree interne. Montemarano, il funerale di Carnevale a ritmo di tarantella, si apre il sipario sull'ultimo weekend di festa, in scena la tarantella più lunga. Infine, per la piccola Maria Liliana, l'ultimo viaggio di Maria Liliana tra botti, confetti e fiori bianchi. Ieri pomeriggio a 15, funerali della piccola nata da Carolina, la mamma in coma, l'intera comunità si è stretta attorno a papà Giampiero ed agli altri familiari. Per lo sport. Obiettivo sorpasso, lontano da occhi indiscreti, l'Avellino prepara l'attesissima sfida di domenica sul campo del Livorno, ancora lavoro ridotto per Schiavon, la mezzala verso il forfait e Rastelli pensa al ritorno del 3-5-2. Intanto per i deferimenti del giudice sportivo, dopo il Bologna anche penalizzazione in arrivo anche per Brescia e Varese. Potrebbe essere questo ritorno al 3-5-2 per Rastelli. Il tecnico potrebbe riproporre il centrocampo a 5. Cone, Arini, Zito e Sbaffo si contendono 2 maglie. Ci sarà un vero e proprio esodo in quel di Livorno. Esodo bianco-verde, supporters irpini invaderanno Livorno. Entusiasmo dilagante dopo 3 vittorie consecutive. In 1.000 pronti a colorare gli spalti dello stadio Amaranto. Al picchi fischierà il signor Mariani, col direttore di gara laziale, purtroppo per ora mai vincenti in campionato. Per il basket, Scandone facci sognare, vai Scandone facci sognare, finaletta al via, alle 20:30 la Tidiga Savellino sfida l'Armani Milano, biancoverdi a caccia dell'impresa che vale il pass per la semifinale. La chiave tecnico-tattica per il giornale Irpino sarà il contributo di Gains dopo la gara sufficiente di lunedì scorso. I precedenti contro Milano sono favorevoli. Nel 2010 e nel 2011 i Neghini si arresero al quintetto avellinese. In quella di oggi sarà la terza sfida stagionale contro i milanesi. L'Avellino ha un tifoso in più, è l'ex Lisischi. Il segreto per vincere è essere uniti. Dall'Irpino all'Arizona, con il ricordo indelebile del trionfo in terra felsine, sentivamo poter alzare la Coppa Italia e insieme centrammo l'impresa. Infine, una curiosità, una canotta speciale per l'evento svelata sul profilo social del club. Passiamo ora al Quotidiano del Sud, che abbiamo visto apre con gli alloggi. Con la vicenda degli alloggi, la bufera per le assegnazioni considerate irregolari e le barricate previste contro le trivellazioni in Irpinia. Il Quotidiano del Sud, come sempre, apre con una pagina nazionale. Insulti al detenuto suicida, il DAP sospende 16 agenti, rischiano anche il licenziamento. La vicenda è ovviamente riferita ai commenti sui social network apparsi per il suicidio di un detenuto, commenti di ex di poliziotti, voglio dire, della penitenziaria. Domani a Torino i sindaci della Val di Susa, fermatela per la NOTAV, i soldi servono per questioni più urgenti. La questione libica, Libia, Sirte sotto attacco, i miliziani islamici della Brigata Misurata contro i jihadisti dell'ISIS. Renzi vuole il ruolo guida e invia Minniti al Cairo.
Per la politica, dolori pugliesi per Forza Italia. Dopo il commissariamento della Regione, i fedelissimi di Fitto si dimettono in massa. Prosegue la resa dei conti all'interno del partito di Berlusconi, mentre su Ilva e Milleproroghe il governo incassa la fiducia. Nella votazione, altro che Ilva è un decreto salvabanca, il caso Taranto al centro del dibattito sulle promesse bancate, 5 Stelle critici, mentre la Lega vede l'intervento pubblico come un pericoloso esempio di socialismo. Per quanto accaduto nella capitale ieri, calcio violento, Roma sfregiata dagli hooligan, ultrà del Feyenoord protagonisti di 48 ore di follia, Piazza di Spagna trasformata in campo di battaglia, scontri tra olandesi e forze dell'ordine, 6 feriti e 22 arresti, danni alla barcaccia, la famosa fontana del Bernini. La calata dei nuovi barbari, titola anche il giornale, polemiche per il modo in cui è stato gestito l'ordine pubblico e si ricordano anche i precedenti dei supporter di Rotterdam, 40 anni di follie, chiedo scusa, si erano già distinti per altre violenze i tifosi del Feyenoord, diciamo tifosi del Feyenoord. Il rapporto Istat, povera Italia, uno su quattro in difficoltà, sono ben 14,6 milioni le persone che non riescono a far quadrare i conti, non si riesce a pagare il mutuo, l'affitto o le bollette. E gli anziani sono sempre più soli, quindi Italia ancora in evidente affanno. L'Ocse plaude il piano di riforme, il paese è fermo da troppo tempo. Gurria, nel 2014 si sono fatti grandi passi in avanti sulle riforme, ma molto resta da fare. Per il nodo Grecia, Tsipras rifiuta il memorandum. Oggi l'Eurogruppo nel governo tedesco, Sigmar Gabriel, si ribella. Chiesta l'estensione degli aiuti, ma per i tedeschi non basta. Schäuble, nein. Ovviamente no, in tedesco. Ecco come funzionano gli aiuti di UE, BCE e FMI, quindi gli aiuti che verranno dati alla Grecia da parte dell'Unione Europea. Campania, Regione, il silenzio di Renzi. Nencini, per Berlusconi l'unica battaglia per i regionali è la Campania, in attesa del voto il 1º marzo per le primarie e delle possibili novità. Per Nunzia De Girolamo, capogruppo di AP, programmi non convenienze. L'ex ministro attacca il PD e ribadisce la scelta per Caldoro. Per la politica, barricate contro le trivellazioni. Larghe intese anche nei tre consorzi di Ufita, Agro, Nocerino e Sannio. Il Consiglio provinciale approva all'unanimità il documento presentato da Alaia. Per il lavoro, il sindacato denuncia la Malzoni. L'azienda avrebbe ostacolato lo svolgimento dello sciopero, organizzati turni di emergenza in sala operatoria non necessari. Mentre per gli alloggi, alloggi piano, ora basta veleni. Torna la bufera sull'assegnazione delle case, il funzionario rompe il silenzio. Chiesta un'audizione del procuratore Cantelmo per fugare ogni dubbio. Mentre per la vicenda dei cantieri aperti in città, sindaco e commercianti alla resa dei conti. L'addio al piccolo Angelo, la vicenda della piccola Maria Liliana, l'intera comunità quindicese si è stretta intorno alla famiglia, mentre Rocca Bascerana va in scena un maxi furto di rame, scappa ma viene preso dai carabinieri. A Montefalcione il sindaco sul problema dell'inquinamento della Valle del Sabato, no ad un altro elettrodotto e poi a breve l'inaugurazione di un centro di aggregazione nel comune Irpino. Sampotito Ultra ha presentato il progetto Pico Fondo Microcredito, raccolta di RAEE via la sfida. RAEE sono ovviamente i rifiuti ingombranti, attivo anche il concorso Fai una foto in famiglia RAEE e vinci. Il PD a Montoro verso il circolo unico, la possibilità è emersa nell'incontro svoltosi mercoledì scorso nel comune che è stato recentemente riunito. Valle di Lauro Barianese, giudice di pace Lida Bossone, in Vallo di Lauro, litigi dopo il sì in commissione, il sindaco tuona politicanti, i partiti vogliono venderci la fontana di Trevi, ringraziano i sindaci. Lite Forza Italia PD sul risultato in aula. Arriva a Montemarano, dicevamo, l'ultimo fine settimana di festa, arriva il carnevale morto, le manifestazioni sempre vive in Irpinia riguardanti il carnevale e la fine di questo periodo.
Pallacanestro, ore 20:30 Biancoverdi di scena alle Final Eight, Sidigas contro Milano per l'impresa. Luca Banchi, sarà una gara in un'atmosfera particolare e il giornale sottolinea come i precedenti contro l'Olimpia sorridano agli irpini. L'ex Righetti ricorda, quella sera realizzammo il sogno di un'intera provincia, ricorda la vittoria di Bologna nel 2008, a vincere la Coppa Italia l'anno scorso è stata Sassari, che ovviamente punta a riconfermarsi. Invece per il calcio, lo sport in generale si apre con la Roma solo un pari col Feyenoord, mentre invece 1-1 il risultato dei giallorossi. Il Napoli 4-0 in trasferta col Trabzonspor. L'Inter beffata nel finale a Glasgow 3-3. Torino non basta un Maxi Lopez per battere il Bilbao 2-2 per i Granata in casa. E prova di forza della Fiorentina con il Tottenham 1-1 e a Londra per i Gigliati. Infine per il calcio avellino, una vittoria per essere secondi. Rastelli serra i ranghi e mette nel mirino il Livorno di Ezio Gelain. Andrei Galabinov, l'ex di turno, da croce a delizia ad avversario di turno. L'Avellino ritroverà il bulgaro nella sfida del Picchi, si ricorda anche nel trafiletto che Nirpini ha messo a segno ben 15 gol nell'anno scorso. Passiamo ora al Corriere della Sera, che apre con la vicenda di Roma, abbiamo visto, e con la Grecia. Proprio in primo piano quel che è successo di vandalico a Roma: Marino, falle nella sicurezza, Renzi, tifosi barbari e colpa loro, scontri e danni ai monumenti, Roma assediata dagli hooligan. Panico in città, lancio di bottiglie sugli agenti, poi gli scontri, i negozianti hanno chiuso per la paura, a Villa Borghese in fuga i frequentatori del parco, lo sfregio alla barcaccia di Bernini, i pezzi della fontana finiti nell'acqua, davvero qualcosa di tremendo. Sottovalutato il numero dei violenti, così non si è riuscito a fermarli, la questura, è ingiusto accusare le forze dell'ordine, c'è il rischio di coinvolgere i turisti. Droga e antisemitismo, il cuore nero degli ultra di Rotterdam, estrazione sociale medio-alta, i violenti del Feyenoord si considerano gli ultimi duri e puri d'Europa. Diremmo più che duri e puri, oseremmo dire cretini. Berlino boccia il piano greco e si divide, ma Merkel e Tsipras tendono la ricucitura. Telefonata in serata tra i due leader, Varoufakis cerca alleati, Padoan oggi all'Eurogruppo. Armatori e costruttori intanto sono già spariti, i forzieri delle banche elleniche adesso sono vuoti. C'è la caccia a ritirare i contanti in Grecia. L'Ocse approva le riforme, il PIL salirà, ma è allarme sui giovani inattivi. Gurria, crescita aggiuntiva del 6% in 10 anni, l'Istat per 2 milioni e mezzo, né studio né lavoro, i famosi NEET. Roma cerca il coordinamento col Cairo per far fronte comune alla crisi libica, a marzo Renzi sarà a Mosca con l'obiettivo di allargare alla Russia la coalizione anti-ISIS. L'era del terrorismo 2.0, pochi e feroci sul terreno, ma la vittoria è via web. Intanto, per gli sbarchi, l'Europa dà 13 milioni all'Italia, l'operazione di soccorso Triton potenziata e estesa per un anno. Bruxelles, adesso non siete più soli. Forza Italia in Puglia, rivolta a favore di Fitto, Berlusconi, restiamo all'opposizione, tensioni Brunetta Romani, leader, se c'è chi cerca il segretario PD a nome mio, sbaglia. Il Premier intanto non vuole cedere sul dialogo, sinistra e destra dimenticano i danni fatti e Boschi presentò a Mattarella il progetto organico prima dell'elezione al Colle. Sempre per la politica, molto vivo e molto vivace in questo momento il dibattito in Italia, anche per le regionali. Salvini vuole l'unità e apre a Tosi. Congeleremo congresso e nuove regole. Il leader NCD non posso manifestare contro il governo e poi allearmi con Alfano. Bombardieri russi sulla Cornovaglia, i jet della RAF si lanciano all'inseguimento e li scortano fuori dallo spazio aereo. Il governo inglese, Putin come l'ISIS, minaccia imminente anche per i baltici. Insomma, la situazione è sempre piuttosto difficile anche per la Russia.
Gino Paoli indagato per evasione fiscale. L'accusa: chiese al commercialista come far rientrare 2 milioni dalla Svizzera. C'è anche la moglie, parte del denaro da compensi alle feste dell'Unità. 3 mesi fa fermato al confine con contanti. Altri 10 milioni all'estero. Genovese il conto a Monaco. L'accusa per il deputato PD: i soldi trasferiti dal Credit Suisse. Andando poi allo sport. Pagine dedicate ovviamente ai risultati delle nazionali. Pazza Inter, la beffa nel finale, 3 volte in vantaggio, 3 volte ripresi dal Celtic. Di Shaqiri e Palacio le reti, Vidic risponde male a Mancini che lo voleva mandare in campo al posto di Ranocchia, dolorante. Per la Roma non c'è più, malata di pareggite, serve una cura urgente, 1-1 in casa con il Feyenoord. Fiorentina col cuore, un gol d'oro a Londra, dicevamo 1-1 con il Tottenham. Non basta Maxi Lopez, il Toro va in salita, 2-2 in casa per i Granata con l'Athletic Bilbao. Napoli, una notte di vacanza a Trebisonda, secco 4-0 contro il Trabzonspor. Andiamo al Sole 24 Ore, il quotidiano economico, titola parte dal Jobs Act e dal suo principale argomento trattato ripetutamente in questi giorni, che è quello della Grecia, il piano Tsipras. Le vie della ripresa, l'attuazione della delega fiscale per il giornale Il Sole 24 Ore, troppi nodi slittano i decreti fiscali, cambio di agenda tra emergenza greca e dubbi tecnici. Contratto a tutele crescenti al traguardo, quindi per l'attuazione del Jobs Act. L'OCSE rivede al rialzo il PIL 2015, più 0,6%. Le riforme, se attuate, potrebbero portare a una crescita aggiuntiva del 6% in 10 anni. Renzi, non mi faccio fermare, ma sulla pubblica amministrazione volevo correre di più. Per la crisi libica, Obama, musulmani, ribellatevi all'ISIS. All'ONU incontro Mogherini, Ban Shukri per mettere a punto la risoluzione sulla Libia. Intanto c'è una lettera di Renzi ad al-Sisi, il premier incoraggia gli sforzi dell'inviato dell'ONU per una soluzione politica del conflitto. E per la crisi ucraina, non trattata dagli altri giornali, Kiev vuole i caschi blu dell'ONU, nuove consultazioni tra Merkel, Hollande e Putin, rispettare gli accordi di Minsk. Per l'inserto Finanza e Mercati del giornale economico, stop del CDA Telecom a Metroweb, quindi gli investimenti d'Italia saliranno 10 miliardi in 3 anni, mentre per l'inserto norme e tributi, falso in bilancio, soglie sotto esame, confronto sulla possibilità di far dipendere la punibilità sia dal fatturato che dall'attivo. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport. Incredibile, Roma in balia degli hooligan olandesi, i barbari, come abbiamo visto nel titolo d'ingresso. Roma città aperta, ultra del Feyenoord, mezzogiorno di fuoco in piazza di Spagna, guerriglia in centro e danneggiata pure la barcaccia del Bernini. Spaccatutto olandesi, fenomeno da trasferta, l'Olanda ha vinto la battaglia contro la violenza in patria, ma gli ultra del Feyenoord si sfogano all'estero, giustamente. Poi ovviamente i risultati sportivi passano sicuramente in secondo piano, come abbiamo già ripetutamente sottolineato, con le vittorie di Napoli, Gabbiadini, cose turche, gol assist del Napoli vola, e gli affanni di Torino e Inter, che si fanno rimontare 2 volte, l'Inter 3 volte, il Torino non riesce a vincere contro l'Atletico Bilbao. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con lo speciale Final 8. Samuels so di poter dominare la Serie A, il pivot di Milano un anno fa, Coppa Italia, non sapevo cosa volesse dire, non ne conosco il significato, per i tifosi siamo pronti. Per Milano c'è Avellino e Mekel nel mirino, nell'immagine riportato uno dei principali dei punti chiavi per la Scandone questa sera, sondiata Gaines, che potrebbe condurre gli Irpini ad una opinabile e ad aspettata vittoria. Per quest'oggi è tutto, vi giunga da noi e dalla redazione di Prima TV l'augurio di una serena giornata, ovviamente restando sui programmi di Prima TV.